a tutti, caciotti, e benvenuti in questo nuovissimo Surreal Time. Lo so, ieri è uscito un video vlog mentre andavamo a registrare le ultime puntate di Social Face, che saranno particolari, non voglio spoilerare niente, ma saranno molto fighe, ci sono divertiti un botto come al solito. E io vi ricordo che Social Face esce lunedì e giovedì alle 7.40 su Sky 1 e ci sono tipo le repliche tutti i giorni, quindi se uno vuole vederselo trova il modo, ecco. Ad esempio, oggi che è giovedì esce una puntata alle 7.40, come dicevo, e se non sbaglio oggi c'è la puntata con Stefano, Sasha, Favi J e Posa. E ora non so se mi ricordo bene, ma dovrebbe essere epica, quindi mi raccomando non perdetevela. Però il Surreal Time è il Surreal Time, quindi raga non poteva mancare, non poteva mancare. Quindi anche se gli è uscito un vlog, oggi esce un altro vlog. Jules su Twitter mi scrive hashtag Surreal Time: cosa ne pensi dell'amicizia a distanza? Io non ho con un ragazzo sardo stupendo, speriamo di incontrarci presto, un bacione. Amica mia, non per darti brutte notizie, ma probabilmente per lui lei solamente frenzonato, tipo un botto. O magari boh, sono tipo i migliori amici a distanza che esistano, anche se mai sentito dire amici a distanza. Io ho sentito relazione a distanza, amici a distanza, cioè può essere anche, non lo so. Comunque fatemi spiegare un attimo la situazione nei prossimi giorni, settimane, mesi e tutto ciò che ne riguarda. Allora, l'estate arriva, e come arriva l'estate tutti sono contenti perché finisce la scuola, e a meno che tu non abbia gli esami è un periodo molto sciallo in cui puoi fare quel che vuoi, guardare quanti video vuoi, tutto il tempo che vuoi. Ovviamente verrà un punto che tua madre ti dice devi studiare, però tu te ne fregherai e farai tutto l'ultima settimana prima di tornare a scuola, come è giusto che sia. La mia estate sarà un po' diversa perché a giugno andiamo in America, ve l'abbiamo già anticipato, un viaggio fighissimo, abbiamo sempre in progetto tante robe. Poi c'è Giuseppe, poi parlo di Giuseppe che cerca di organizzare i viaggi più belli possibili sia per noi come persone, quindi per darci il più possibile con questi viaggi, nel senso esperienze di vita, sia perché ovviamente si cerca di dare il contenuto migliore per YouTube. Io, nonostante mi sia comprato la videocamera un po' più compatta da portare in giro, comunque porterò dietro anche questa, probabilmente mi porterò dietro anche la GoPro, cioè cercherò di fare dei video fighi come gli ultimi vlog che sto facendo, con i timelapse, con la musichetta sotto, con i tagli a tempo, che è figo. E quindi abbiamo l'America. Dopo l'America abbiamo un altro progetto con alcuni dei mates che è molto figo, anche quello molto impegnativo, ed è praticamente subito dopo l'America, e quindi dovrò stare via un botto di tempo. In più, in mezzo a questi due grandi progetti ci sono tanti altri mini progetti, sempre roba fighissima, perché sapete che ci teniamo a portare robe di qualità e robe che vi possono piacere, e questi mini progetti ovviamente occupano tanto tempo, quindi la mia settimana sarà sempre frammentata tra giorni in cui sono a casa e posso registrare e giorni in cui non sono a casa e quindi devo registrare altro. Però sono cose anche ovviamente non solo per il mio canale, quindi è un po' complicato gestire il tutto. E io per questo periodo, per questa mezza estate di lavoro che dovrò fare, devo anticiparmi davvero una miriade di video gameplay. Vi dico davvero una miriade perché sono una miriade, vi parlo di decine e decine di video da anticipare, perché io carico due video al giorno, ok? Quindi sono in media 14 video a settimana, a volte più, a volte meno. Sono davvero un botto di video, ed è per questo che nel periodo in cui saremo in America e post America probabilmente vedrete un botto di vlog. Comunque li farò bene, poi piacciono a me, e quindi sono sicuro che piaceranno tantissimo anche a quelli che mi seguono. In più, anticipando i video è facile fare cose ripetitive, quindi per evitare questo ho scaricato un botto di giochi, ho scaricato tipo GTA, riprenderò Subnautica, ho scaricato Ark Survival, quello là dei dinosauri, fighissimo, anche se sono morto un botto tipo sulla prima ora e mezza, non so giocare a quel gioco, devo imparare. E insomma, ho scaricato tanti giochini per fare dei video divertenti da caricare sul canale, e quindi non caricare sempre le stesse cose. Ovviamente andranno avanti la Sky Awesome, la Ant Farm, Minecraft ovviamente non mancherà, usciranno comunque i minigames, ci sarà comunque un botto di Minecraft per capirci. Ora invece vi voglio mostrare quello che è stato il regalo di Giuseppe per il mio milione di iscritti. Come potete vedere è un poster, ma ve lo farò vedere meglio dopo. Prima voglio leggervi la lettera che era allegata. Ovviamente non mi sono dimenticato degli speciali del milione, solo che come potete immaginare, come vi ho appena detto, siamo sempre impegnati, abbiamo sempre tantissimi progetti, dobbiamo anticiparci un botto di video per quando siamo fuori casa, e quindi volenti o nolenti
bisogna rimandare questi speciali per non farli male, insomma sono speciali, devono essere fatti bene e ci tengo che vengano bene, quindi li facciamo con calma. Allora vi leggo la lettera. La prima parte è in comune con quella di Sasha, perché ho visto che Sasha ha fatto un vlog tipo ieri o l'altro ieri in cui anche lui mostrava il regalo di Giuseppe. Quindi la prima parte è in comune, ma ve la leggo lo stesso perché magari non avete visto il video di Sasha. Tranquilli, non mi sono scordato di voi, come per Step ne arriva anche il vostro regalo per il milione, perché ha fatto anche a Step un poster, non so se lo ricordate, anche quello molto bello. Scusate il ritardo, ma conoscete il periodo infernale che sto vivendo. Anche per voi spero che questo diventi uno dei tanti ricordi di quello che abbiamo creato insieme fino ad ora, in modo che ci sproni a costruire tanto altro e proseguire questa fantastica avventura. Il traguardo del milione in sé non lo reputo così importante, ma il lavoro, il sacrificio e tutto ciò che avete creato fino ad ora vanno premiati. Per chi non lo sapesse, Giuseppe è in un periodo un po' particolare, perché ha dei problemi di salute che si porta dietro da un po' di tempo, che ultimamente non gli stanno permettendo di lavorare al top. E se c'è una persona che ama quello che fa, ama lavorare, quello è proprio Giuseppe, perché è Giuseppe la definizione di amare il proprio lavoro. Per chi non lo sapesse, Giuseppe è anche quello che ci gestisce come gruppo, è lui che ci organizza praticamente tutte le cose insieme alle agenzie con cui lavoriamo, è lui che ci fa da tramite, che ci organizza, che ci consiglia, che ci fa. Quindi è lui che ha creato i mails, cioè senza lui non avremmo le magliette fighissime con il logo. Insomma, mails è... siamo noi, siete tutti voi, ma è principalmente Giuseppe. Ora invece c'è la parte personale. Salvo, per me sei il fratello minore che non ho mai avuto. Dei mates sei il più simile a me, forse proprio per questo, dove gli altri non ti capiscono, io ti capisco. E anche se in maniera diversa rispetto agli altri, ho cercato in questi 2 anni di darti quella cattiveria che mi accomuna, che forse a te ancora manca. Molte volte ti definiamo freddo per la tua incapacità dell'esprimere le emozioni, giustamente. Per tanti anni ho avuto le stesse difficoltà, quindi so cosa significa. E anche se non lo dimostri, so che tieni tanto al nostro progetto. Vabbè, non lo dimostro, mo. Dai, su, non esageriamo. Cazzo. Hai solo 19 anni, ma hai una maturità che tanti trentenni si sognano. Credi sempre nelle tue capacità e continua a costruirne delle altre, perché avrai tante soddisfazioni dalla vita. Ti voglio bene, Giuseppe. Io sono sicuro che questo video lo guarderà Giuseppe, quindi ti rispondo direttamente qui, anche perché magari mi trovo più a mio agio a farlo vicino alla videocamera che non di persona. Ecco, non so come farlo però. Allora, ti voglio ringraziare perché, allora, se con i mails c'è questo legame forte, è praticamente grazie a te, perché noi abbiamo tutti dei caratteri molto diversi, soprattutto io, perché se gli altri vedete casinisti e tutte cose, a me quando si sposta la minima cosa, a me dà fastidissimo. Questo Giuseppe lo sa, lo sanno anche gli altri, perché io l'ho spiegato che proprio mi dà fastidio. Sono strano io, lo so, però avendo queste personalità diversissime, se ora Mates più che il gruppo di amici è come la mia seconda famiglia, è soprattutto grazie a Giuseppe, perché è un po' la chiave di volta che unisce tutto. Mia mamma dice sempre che Giuseppe è tipo un ragazzo dal cuore d'oro, perché ci fa sempre regali, fa sempre queste lettere che io non sarei mai capace di fare, e nonostante abbia tutti i suoi cazzi a cui pensare, perché ovviamente come tutti ha i suoi problemi, ha le sue cose a cui pensare, è sempre lì pronto a darci consigli, a supportarci. Quando ci lamentiamo della minima cosa, lui è lì che dice non ti preoccupare, fai così, fai colà, quando magari lui dietro le quinte sta facendo il triplo di quello che facciamo noi, capito? E poi vabbè, Giuseppe mi ha ospitato tantissime volte a casa sua, siamo andati, cioè ho fatto dei viaggi tipo solo io con Giuseppe, siamo scesi a Napoli tantissime volte, tipo 4 volte solo io e Giuseppe, e non so neanche come spiegarlo bene, però ovviamente gli voglio tantissimo bene a Giuseppe, come voglio tantissimo bene a Stefano, a Sasha e a tutte le persone che ci circondano, però ai mates in particolare e ancora più in particolare a Giuseppe. E non sapete quanto in disagio mi trovo a dire questa cosa, perché ho detto davvero poche volte nella mia vita le parole ti voglio bene. Quindi passiamo al regalo, che è di sicuro meno capricciante di questa scena. Allora, c'è il posterone con scritto Easy Peasy Lemon Squeezy qui in alto, e ovviamente ci sono tantissimi limoni dappertutto. Guarda, qui c'è tipo un limone cottero, c'è una limongolfiera. Questo invece, questo è Sasha, che sta tipo scrutando dalla cima di un limone la Limon Valley. E poi scendiamo e abbiamo... Come faccio a mostrare il nostro regalo? Porca troia, è gigante. Porca puttana. Allora, facciamo che vi faccio una foto e ve la metto su Instagram poi, eh. Però intanto arrangiamoci. Seguitemi su Instagram, @surrealpower, @surrealpower. Allora, come vedete, qui c'è la mia skin e qui c'è Stefano che sta cercando di far cadere la mia skin che dorme, quindi infame Stefano. Però c'è papà che lo blocca e poi ci sono io qui davanti
con Bert. E sotto c'è anche Luna. Guarda la Luna. Carina Luna, guarda qui che bellina. Poi ovviamente, come poteva mancare, c'è lo champagne qua a sinistra. Qui c'è la lista delle città dove siamo stati, quelle dove dobbiamo andare. Infatti l'ho detto a Giuseppe che ora bisognerà andarci sia a Mosca che a Pechino. Non mi frega un cazzo. E aspetta, provo ad allontanarmi, vediamo se si vede meglio. L'ho ancora appeso al muro perché uno, volevo mostrarvelo ovviamente, e due, devo incorniciarlo perché altrimenti poi si rovina e mi dispiace. Cioè ragazzi, davvero fighissimo. Poi vi faccio una foto come si deve e la metto su Instagram, così potete apprezzarlo appieno. E grazie mille anche a Peo che ha realizzato questo disegno. E niente ragazzi, l'unica cosa, ultima cosa che vi voglio dire è che abbiamo trovato un sito che ci ha salvato la vita. Anzi, che dico, abbiamo, Giuseppe ha trovato un sito che ci ha salvato la vita. Cioè si chiama Epidemic Sound. E le musichette che ho usato tipo da un mese a questa parte le ho prese tutte da lì, perché ci dà la possibilità di prendere canzoni che non hanno il copyright. E quindi sono, però sono canzoni belle, capito? Non sono le solite canzoncine vecchie di 60.000 anni, no. Sono canzoni fighe che producono loro. E lascio comunque il link del sito in descrizione. Davvero bellissimo. Sono quelle che ho usato durante i vlog con i tagliuzzetti fighi. Insomma, quello. Ragazzi, per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un mi piace se è piaciuto questo video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e seguimi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti.